Ciao a tutti, poracci. Come va? Questo 2020 si conferma come uno degli anni più turbolenti di sempre. E dopo il rischio terza guerra mondiale e una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, l'attenzione si è spostata negli Stati Uniti d'America, dove i recenti avvenimenti hanno portato al collasso del tessuto sociale, mettendo in uno stato di allarme l'intero territorio nordamericano. A risentire di questi stravolgimenti sono l'economia e i mercati, in cui è incluso anche il settore videoludico. Visti gli importanti dietrofront che ci sono stati da parte di Sony e CD Projekt Red, in questo video vorrei cercare di capire se anche Nintendo potrebbe decidere di alterare i suoi piani di pubblicazione e quindi optare in favore di un eventuale rinvio del Fighter's Pass di Smash. Ovviamente non voglio sminuire la portata degli eventi di questi giorni e so che questa dei videogiochi è solo una parte accessoria e di sicuro di minore importanza rispetto alla crisi sociale che è esplosa e ha messo in moto la catena di disagi. È fondamentale, insomma, informarsi a dovere per avere un quadro completo di quello che sta accadendo nel mondo e capirne cause e conseguenze. Ma da appassionato, penso sia importante analizzare le ripercussioni che questi stravolgimenti innescheranno anche nel piccolo dei nostri interessi. Quindi prima di iniziare vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. Iniziamo! Negli ultimi mesi ormai ci eravamo abituati a una comunicazione molto più confusa da parte di Nintendo. Non è un segreto infatti che il lockdown globale abbia costretto numerose aziende a correre ai ripari per riorganizzare i propri processi produttivi e comunicativi. Tra istituzioni del settore cancellate, come l'E3 e il Tokyo Game Show, ed eventi gestiti in modo casalingo, come l'Inside Xbox, Nintendo ha scelto una via di mezzo. La casa di Mario non ha infatti rinunciato alla formula del Direct e dei trailer di annuncio, ma quello che è venuto a mancare è stata una programmazione preventiva delle proprie pubblicazioni. L'utenza è stata lasciata nell'incertezza più totale, appuntamenti come il Direct Mini di marzo o il reveal di Paper Mario di Origami King sono usciti fuori dal nulla, cogliendo tutti quanti di sorpresa. Durante proprio l'ultimo Direct era stato svelato, in parte, il primo dei lottatori del secondo Fighter's Pass, rimandando ad un generico giugno 2020 per l'annuncio completo. E ora cosa succede? È lecito aspettarsi che il rappresentante di ARMS arrivi da un momento all'altro oppure il silenzio di Nintendo dovrebbe metterci in allarme? Perché sì, la grande N ci ha preso gusto nello spiazzare la sua utenza, ma tutto intorno i grandi attori del settore stanno rinunciando a degli eventi epocali. Sony ha rimandato l'evento di presentazione dei giochi di PS5, CD Projekt Red ha scelto di rinviare uno sguardo approfondito a Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi dell'anno. E se i giganti del mercato videoludico decidono di osservare il silenzio nel rispetto di quanto sta accadendo in Nord America, anche Nintendo potrebbe optare per una strategia simile. È anche vero però che proprio ieri è stata ufficializzata la data della prima parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo. Questo cosa significa? Beh, da una parte che Nintendo non sembra intenzionata a fermarsi, e vista anche l'importanza di un brand transmediale come quello dei mostri tascabili, i suoi piani di pubblicazione non sembrano aver subito alcun tipo di rallentamento. Dall'altra però la data del 17 giugno fa sorgere un grosso punto interrogativo. Immagino che l'azienda di Kyoto voglia dare il giusto risalto a entrambe le operazioni e quindi credo sia difficile che le due date di pubblicazione vadano a sovrapporsi. Con la seconda metà del mese dominata dal DLC di Pokémon, allora lo spazio per Smash è per forza di cose tra questa e la prossima settimana, altrimenti sarebbe più legittimo pensare ad un rinvio. Se devo sbilanciarmi, credo che questa della prima metà del mese sarà l'opzione più probabile, anche se dubito che stavolta avremo un Sakurai Direct corposo come presentazione e con rimando finale ad una data di uscita futura. Io mi immagino spuntare all'improvviso, entro la prima metà del mese, un breve filmato, magari anche più scarno rispetto agli approfondimenti con tanto di gameplay visti le ultime volte, e poi una sorpresa finale, il personaggio sarà disponibile già a fine presentazione, rimandando infine poi al periodo tra settembre e ottobre, con un indizio su quello che sarà il prossimo sfidante. Tutto sommato, per noi giocatori, questa è la migliore delle opzioni, sperando che Nintendo non decida di unirsi al clima di silenzio a cui stanno aderendo le altre grandi aziende. E voi poracci cosa ne pensate? Come vedete il futuro di Smash? Vi aspettate un annuncio a sorpresa a breve oppure ormai avete perso le speranze? Vi aspetto nei commenti, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, a sorpresa, ciao!